storia del coordinatore è ospedale. È ospedale. Il coordinatore è nato per l'ospedale. E l'Italia, vedete, è il paese degli ospedali. Non c'è nessun paese al mondo che ha ancora oggi il numero di ospedali presenti nel nostro paese, sostanzialmente per ragioni storiche, perché l'ospedale, ricordiamo tutti, che non nasce per la cura, ma nasce per ospitare, ospitalitas, prevalentemente nel mondo occidentale, legate al mondo monastico benedettino e alle grandi vie di pellegrinaggio. E le date chiave sono quelle del 500. È tutta colpa del Concilio di Trento. Lo cito Bologna, perché il Concilio di Trento, le cui date sono 1545-1563, quindi è durato a lungo, ma probabilmente a Trento non ci voleva andare nessuno, forse faceva freddo, infatti ha tenuto il nome di Concilio di Trento, ma è finito a Bologna e si concluse a Bologna. Perché è tutta colpa del Concilio di Trento? Perché il Concilio di Trento si occupa di ospedali e si occupa di ospitalità e dice sostanzialmente due cose rilevantissime per gli infermieri o i proto-infermieri del tempo. Una che la mettiamo via subito perché non è il tema di oggi, e cioè rende definitiva l'obbligo della clausura alle donne. Era già stato stabilito, non è consacrato, era già stato stabilito in una bolla papale del 1298, ma come succedeva allora, come succede oggi, le leggi non è che si osservano più di tanto. Il Concilio di Trento pone questa cosa definitiva. Infatti nel secolo dopo esperienze di donne consacrate vengono viste malissimo, come la vicenda di una certa Orsola, che forse i bolognesi, Sant'Orsola, poi diventata, farà ricordare qualcosa. La seconda cosa importante è che il Concilio di Trento obbliga i vescovi all'ospitalitas, cioè dice che è un affare del vescovo e che deve prendere, adesso lo maccheronizzo un po', ne abbiate pazienza, ma potrete approfondirlo quanto volete perché è un periodo affascinante della storia del Rinascimento italiano. Dicevo, dice ai vescovi che i vescovi devono occuparsi di ospedalità e quindi prendere tutti quegli ospedaletti di cui le città erano disseminate e farli diventare uno. Fare il grande ospedale rinascimentale è avvenuto in tutte le grandi città. Oggi gli ospedali in Italia direi che sono di due grandi tipologie. L'ospedale rinascimentale, che poi chiaramente nel tempo è cambiato, e che ha sostituito i suoi precedenti, e poi gli ospedali ottocenteschi, che sono prevalentemente quelli, diciamo così, delle province legate ai luoghi pii, al movimento filantropico. Bene, prima di trovarsi, io vado a vedere questi ospedali, prima di trovare gli infermieri, trovo i coordinatori. Tutte queste creature si governeranno sotto la cura di una priora donna, di età matura, di buoni costumi, badate le parole, è giudizio di vita esemplare. Essa proponerà ogni principio d'anno al capitolo, donne discrete, atte a tutti gli uffici dell'ospedale all'infermeria. E questa donna, io qui ho messo un esempio, è un esempio delle bolle di fondazione dei regolamenti degli ospedali, che quando fai un ospedale così grande per una città, vedremo dopo come il Sant'Orsola nel 1592, quando tu fai un ospedale così grosso, bisogna mettere delle regole del gioco, e vedo comparire storicamente prima, a volte chiamata priora, a volte chiamata matrona, a volte chiamato infermiere maggiore, come vedremo tra poco, perché i maschi, qui siamo in un periodo di chiara suddivisione tra maschi e vediamo, dicevo, comparire una persona, notate il termine, di età matura, questo è un elemento importante per la storia, perché l'esperienza, prima della scienza c'è sempre l'esperienza storicamente,
e di buoni costumi e di giudizio di vita esemplare. E questa priora, qualche decennio dopo, quando i regolamenti vengono rifatti, questo è il regolamento dell'ospedale maggiore di Milano, ogni giorno, mattino e sera potrà, se di ordino, si osservino diligentemente gli ordini del sifarco, non c'è più la S medievale, su cui la dobbiamo scrivere con la F, il sifarco è l'amministratore dell'ospedale, e gli infermi si ammezzeranno. Cioè queste persone all'inizio del Seicento vengono reclutate sulla base di che cosa? Che siano di buoni costumi e di vita esemplare, e però da subito a loro viene affidata, oggi diremmo, la qualità dell'assistenza, cioè che gli infermi siano ben assistiti. Col tempo, questa è un'espressione invece maschile, giusto per contemplare tutte le parti, e quindi è presa sostanzialmente dalla fulgida esperienza dei discepoli di Giovanni di Dio, quindi dei fate bene fratelli, che avranno uno sviluppo tale, pensate che alla fine del Seicento in Europa avranno 232 ospedali propri, un'enormità. E Giovanni di Dio nasce nel 1450 e muore nel 1510, quindi addirittura precorre le disposizioni concettuali. Piano piano si sviluppa all'interno dell'ospedale si sviluppa questa suddivisione sostanziale tra, diciamo così, un infermiero maggiore che sarà presente anche in tutto il Settecento. Prendete a Firenze questo Vincenzo Chiarugi, che è addirittura infermiere maggiore dell'ospedale dei pazzi di Firenze, che addirittura farà la riforma della classificazione malattie psichiatriche che è stata in vigore fino all'IF9, cioè fino a qualche decennio fa, e l'infermiero minore che è, diciamo così, chiamato dentro i regolamenti ospedalieri in diversi modi, servente, maggiore, cerusico, eccetera. Ora, cosa voglio dire con queste espressioni, forse che potranno essere pittoresche? Primo, la funzione di coordinamento storicamente è costitutiva dell'assistenza infermieristica. Non è nata dopo, né è nata addirittura prima. È costitutiva, cioè non è possibile pensare all'attività infermieristica senza la funzione di coordinamento. Quello leggeremo con la luce di oggi. Non lo è stato possibile nei vari ordini, perché poi vedremo storicamente si struttura addirittura un livello in più. Ma questa funzione di coordinamento non è mica nata sul management, che evidentemente non c'era, anche se l'organizzazione tutti noi pensiamo sia una questione recente, mentre quando si studia organizzazione si studia che la più antica formazione, diciamo il più antico organigramma esistente nella storia è nella Bibbia, è nella suddivisione di Mosè, del popolo di Israele, e quindi, perché a me piace sempre il nuovo, e mentre invece siamo sempre nani sulle spalle di gigante. Questa funzione di coordinamento, però, perché mi nascono gli ospedali direttamente con la funzione di coordinamento? Perché nasce non tanto per riflessione dei nostri protoinfermieri, ma per esigenze estrinseche alla professione e all'ospedale stesso. Insisterò su questo. Ora, mi piacerebbe che voi pensaste all'ospedale medievale e all'ospedale rinascimentale come un luogo completamente diverso da come pensiamo oggi all'ospedale. Vi ho detto che non nasce per la cura, ma il concetto vincente è quello dell'ospitale, il caso dell'ospitale. Nasce per il popolo l'ospedale, fino a tutto il Settecento, direi inizio Ottocento, nessuna persona ambiente sarebbe mai andata a farsi curare in ospedale, Molière insegna.
nasce per i poveri, nasce sulle vie del pellegrinaggio e addirittura, lasciatemi dire, in ospedale si può nascere e rimanere lì tutta la vita e morire. È un luogo essenzialmente di vita, ma il problema principale che ha l'ospedale rinascimentale, l'ospedale medievale, ma quando dico così in realtà sto attraversando i tempi, perché arrivo almeno all'inizio del Novecento, il problema più importante che ha l'ospedale è quello della morale, cioè dell'ordine, delle regole. Dal settimo secolo, no, perché lì è monastica, il capitolo benedettino, all'infermiero, il monaco infermiero, la regola, il capitolo 33 della regola benedettina, immaginate l'importanza, ma certamente dal periodo liberale di Bologna, che è una delle città che vive il XIII secolo, fino all'inizio del Novecento, gli ospedali hanno essenzialmente un problema di regole di vita, di moralità. La prima scuola infermieri in Italia, Napoli, 1896, chiuderà dopo pochi mesi perché è pericoloso per le studentesse andare a fare tirocinio in ospedale. Ora voi vi scaglierete contro gli ospedali napoletani, ma questo vale per tutti gli ospedali europei. Cosa vuol dire pericoloso? È pericoloso mandare delle giovani donne perché negli ospedali succede di tutto. Abbiamo ancora le descrizioni ottocentesche degli ospedali, dei grandi storici della medicina, mi viene in mente Veranini, che dice: non solo i malati, c'è di tutto. C'è di tutto, perché si mangia e quindi c'è di tutto. Ma un giudizio implacabile, gli infermieri maschi, se non sono avvezzi a troppo bene al gioco dei dadi, impieghiamoli. E voi sapete che nelle donne la piaga della prostituzione e del mercificio è assolutamente descritto, e purtroppo la professione infermieristica ne vive alcuni retaggi ancora oggi. Gli ospedali, prima di avere bisogno della scienza, hanno necessità di una morale, di una coscienza. Il coordinatore entra per questo in ospedale. Insisterò perché l'addizione del caposala, che vedremo dalla legge sospedale, che non è un'addizione giuridica, perché vedremo poi anche la legge del 25 non usa questa addizione giuridica, è un'addizione proprio tiloristica che viene dalla tradizione forte. Le stesse religiose che entreranno in ospedale quando viene liberata la clausura entrano prima come caposala che come infermi. No, avevamo, c'era un preciso modello 5, tra virgolette, del presidio della questione, come dire, morale, del controllo. Naturalmente qui cito Bologna. Fondazione del Sant'Orso la Martì di 1592, esattamente post-identino, la sua grande evoluzione sarà ottocentesca, soprattutto con gli studi universitari, ma un ospedale che nel 1600 è straordinario. Basta andare a vedere la loggia dei medicanti della Martì, qui lasciatemi fare una nota a margine, ovvero quando per i poveri, fragili e gli ultimi si chiamavano gli artisti più grandi del tempo, perché avessero un luogo degno, indipendentemente dalla loro povertà. E quindi la chiave, vi ho detto, per la storia del coordinatore e dell'infermiere, la parola chiave è ospedale. Sembra che il coordinatore sia assolutamente legato all'ospedale, ed è questa la nostra identità storica. Come coordinatore, la nostra identità storica è quella del padrone di casa, della corsia, quello che tiene in ordine. Quello, lì vi cito un libricino di una grandissima narratrice italiana che era Lalla Romano. Lalla Romano, che è morta da qualche anno, ha 90 anni per la prima.
continuando la sua vita per una casa integrale, Torino. E scriverà questo libricino a parete molto interessante che si intitola Ho sognato l'ospedale. Bene, quando arriva la caposala dice è il sergente maggiore. Leggetelo questo sergente maggiore. Cioè non sa dare un nome, cerca di ricostruire i personaggi che vede dal suo letto e la epitaffia come sergente maggiore. Cioè che è il sergente adesso, uomini, dice che ha fatto il militare, ma ormai bisogna avere qualche anno per aver fatto il militare, ma il sergente certamente è quello che viene in ordine, è quello che dà le regole del gioco, è quello che dice che si può e non si può fare. Questa è la nostra identità storica, che porterà il coordinatore ad essere il personaggio più fedele al concetto di ospedale ancora oggi, che l'ospedale così come lo abbiamo immaginato e costruito non esiste più. Lo porterà ad essere, come dire, il personaggio più fedele al concetto di ospedale. Ma non basta. Quindi mi interessa questo, prima la coscienza e dopo la scienza. Vi ricordate quelle quando leggevamo quel regolamento 500, seconda metà del 500, anzi quello del 400, dell'ospedale maggiore? Diceva donna di buoni costumi e di giudizio, quindi la coscienza, conta più il fatto che tu come coordinatore sappia tenere bene le regole, le sappia applicare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi c'è stata una migrazione che io trovo molto interessante, che definisco di scienza. Sempre storicamente l'infermiere vada poi da sorvegliante. Io vorrei che però questo concetto del prima la coscienza e poi la scienza non fosse buttato via, come si dice il bambino con l'acqua sporca. Perché, dicevamo prima chiacchierando con gli altri relatori e con la signorina Ferri, che saluto con grande ammirazione sempre, che diceva un grande filosofo, ordo rerum simil est ordo idealum, cioè Spinoza, cioè che l'ordine delle cose è quasi sempre segno dell'ordine delle idee, e quindi che una unità operativa, un servizio, è importante questa questione qui della moralità, chiamatela qui, io la chiamo in senso scientifico, quindi coscienza, è importante perché l'ordine delle cose è segno di un ordine delle idee. Ma poi c'è un passaggio successivo, perché noi non siamo dei sorveglianti, noi coordinatori, non lo siamo più. E soprattutto gli ospedali oggi non hanno più bisogno di questo, da sorvegliante a primus inter pares. Chi è primus inter pares? Il primo fratello nella fede. Quando facevo il coordinatore mi colpiva che gli infermieri che non trovavano le vene venivano a chiedere al coordinatore. Dal punto di vista scientifico lo trovo sciocco, perché se un infermiere facendo preghiere il coordinatore ne farà uno, è vero, sarà di provata esperienza, tutto quello che volete, ma non ha certo quella manualità. Ma leggetelo come bisogno di identità, di appartenenza, di appoggiarsi, e questo è il primus inter pares, come in tutte le professioni. Questo gli ordini e i collegi insegnano, perché gli ordini sono stati, i collegi sono stati istituiti esattamente per questo, per il principio che le professioni si debbano autogovernare, perché il loro tema è molto difficile, nessuno dall'esterno, neanche uno Stato le può governare. E in tutte le professioni acclarate esiste un principio che si chiama il primario per i medici, che si chiama il rettore per il docente universitario, che si chiama il coordinatore, poi più avanti nella storia del docente per gli infermieri. E questo però, vedete, del primus inter pares
è una responsabilità, perché vedremo dopo, è un cammino che sostanzialmente si celebra nella seconda metà dell'Ottocento, quando si capisce che non basta più, quando nasce cioè la disciplina infermieristica, che non basta più essere di buoni costumi e di giudizio assennato, ma evidentemente c'è una competenza tecnica che deve essere approfondita. Tutti voi sapete che la funzione di coordinamento viene sancita dalla legge nel 1925. Lo ricordo ai più giovani, non perché ci fosse qui qualcuno che nel 25 esercitasse già, ma perché questa legge è servita alla professione a lungo, certamente di fatto fino agli accordi di Strasburgo, di fatto, quindi agli anni 70. Cosa succede? Lasciatemi farvi in due minuti un riassunto. Quando nasce, a un certo punto, alla metà dell'Ottocento, decennio più, decennio meno, nei diversi paesi d'Europa, si sviluppa la disciplina infermieristica. C'è l'idea che non bastasse più uno stare vicino di tipo generico, ma che ci voleva uno stare vicino di tipo specialistico, cioè dettato da una scienza e una coscienza. Perché matura nella metà dell'Ottocento? Perché se voi leggete testi precedenti, abbiamo ormai letteratura infermieristica anche in italiano su questi aspetti, e ci sono stati diversi attori che nel campo della storia, Orsola è una, ma vi citavo Giovanni Dio, Camillo De Lelis, un grandissimo italiano dimenticato, in cui se leggete i testi, se leggiamo i testi sulla riabilitazione, la riforma sanitaria del 78 impallidisce, ed eravamo a metà del 500. Ma quelle voci che si erano alzate nella storia non erano state comprese dai più, cioè da quello che si chiama pensiero convergente, in cui c'è anche la politica. Nella seconda metà dell'Ottocento invece si sommano una serie di concause, quindi non solo una, tante, che permettono la nascita dell'assistenza infermieristica. Elenchiamo sulle ricade. Primo, la filosofia ammette la specializzazione della conoscenza, ma sono tutte le discipline in quel periodo. La psicologia, la pedagogia, la scienza infermieristica, l'antropologia. Cioè si ammette l'idea che la conoscenza possa essere specializzata, ciò che l'erudito settecentesco non basti più. Due, la situazione degli ospedali è veramente drammatica. Lo sviluppo dell'igiene, inteso come principio, quindi la dizione degli animali, sto dicendo, dei pazienti, il concetto di specialità, il bianco, il ruolo della donna, i movimenti europei, le guerre, eccetera, eccetera, tutti i movimenti che fanno concorrere questa cosa. Insomma, per non tediarvi, la questione infermieristica, con accenni importanti al coordinamento, diventerà due cose. Primo, addirittura oggetto del primo censimento del nostro paese. Il primo censimento del nostro paese è del 1901, e ogni decennio, salvo il 41 perché aveva molto da fare, era la guerra, e non era un bel periodo nonostante in Italia diversamente, abbiamo il censimento dello Stato. Bene, nel 1901 al censimento dello Stato un'infermiera chiamata Doc, che si chiamava Anna Farenzercelli, farà un rapporto sulla questione infermieristica che sarà rifatto nel 1908 e che porterà all'istituzione di una commissione parlamentare. E in un paese una commissione parlamentare si fa quando una questione è nevralgica, vero? Bene, tutto questo, in cui c'è la funzione di coordinamento, perché nel censimento che fa la Celli non fa solo il censimento sugli operatori, ma sui coordinatori, lì si chiama di Capossano. Bene, dicevo, tutto questo porterà la commissione parlamentare a elaborare una legge che
che in parte, e questo lo trovo un argomento assolutamente interessante, in parte copia e in parte originale, questa legge 1925 col suo regolamento del 29. In parte la copia da chi? Dall'esperienza che ha più risonanza in quel momento in Europa, non forse la più fulgida, siamo molto italianofili invece di essere sempre sterofili, che era quella di Nattinga, diffusione enorme, lei era veramente un grande comunicatore, capace. Quindi in parte la copiamo dal sistema inglese, nightingaliano, che diceva due robe, convitto, formazione del carattere, e dall'altro lato conoscenze tecniche e due pilastri. E però se voi leggete il modello nightingaliano del terzo anno, cioè del corso di abilitazione alle funzioni di lettura, non c'è traccia, è un unico italiano, perché era talmente costitutiva la storia del coordinatore per l'Italia che in aggiunta al modello dei due anni al tempo della scuola era aggiunto il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive. Quella legge di cosa ci diceva? Primo, che per essere coordinatori bisogna prima essere infermieri. Lì c'è la celebrazione sostanziale del primo sindacato. E non basta la coscienza, ma prima bisogna avere la scienza per occuparsi di organizzazione. Io su questo insisterò, perché prima di essere coordinatori bisogna essere infermieri, ma non con i titoli di studio, per chi studia le mie cose, i titoli di studio servono poco, lo vedremo tra poco, nell'identità, perché troppi dirigenti e troppi coordinatori vogliono fare quello per non fare più gli infermieri. Mentre io credo che in questo caso il vizio professionale sia una bella cosa. Seconda cosa che ci dice il regolamento del 25, quindi che prima di essere coordinatore bisogna essere infermieri. Seconda cosa, che i due pilastri fondamentali su cui muovere nostra azione sono quelli della scienza e della coscienza, sviluppo del carattere, conoscenze tecniche scientifiche. Lo sviluppo del carattere per il coordinatore era consolidato, vi ho detto che è una cosa che veniva dal tempo, nessuno sarebbe stato nominato ancora in quel tempo lì, peraltro siamo in periodo autarchico del regime fascista, vero? Perché lì se uno legge queste leggi, soprattutto nella nuova transitoria, lo vede benissimo, per la questione della coscienza, ma la questione della scienza, cioè lì a quel punto bisognava costruire una organizzazione infermieristica, cosa che è stata fatta con luci ed ombre nel Novecento, con luci ed ombre come tutti i fenomeni storici. Ma abbandonando, perché i tempi sono quelli che sono, ma non voglio annoiarmi, ma abbandonando, poi naturalmente il coordinatore, noi quando ci occupiamo della storia del Novecento usiamo la legislazione, è il modo più semplice per approcciare la storia del Novecento. E chi di voi si è occupato di legislazione sa bene, voglio dire, tutta, come dire, come verranno costellate le tappe della funzione del coordinamento. Penso per esempio al 1972, ai programmi di formazione, penso ai decreti dell'84 e così via. Ma quale identità oggi per la funzione di coordinamento? Cioè se il nostro passato è questo, cioè che siamo arrivati al Novecento, più perché eravamo brava gente, cioè di giudizio, come si dice, e le nostre scuole credo ci abbiano provato enormemente, tutti sapete. E poi, se siamo arrivati al Novecento con questa funzione, e solo nell'ultimo periodo abbiamo scoperto che bisognava essere infermiere, qual è la nostra identità oggi?
questo è un tema che caro, voglio dire, che ho affrontato anche nel libro che citava la Presidente prima, e ne abbiamo anche affrontato al congresso del coordinamento della Bossana, no? Io ve lo dirò con poche battute, ma è una cosa che veramente, in cui veramente un po' credo, un po' ci credo, e cioè l'idea che oggi noi, la nostra identità, vuol dire, se devo tradurre il concetto di identità, è dove appoggiamo i nostri piedi. Dove li appoggiamo? Siamo di fronte, nell'Occidente, a un cambiamento veramente epocale, talmente epocale che non abbiamo più le parole. Colleghi, non ne abbiamo più le parole. No, post-industriale. Post-industriale, next industriale, non ne abbiamo più. Io trovo sempre che l'autore è più, come dire, onesto in questo percorso qui e là, che credo anche nei corsi di coordinamento di lavoro, è più onesto. Perché Zygmunt Bauman, fama mondiale, certamente sa guardare con questo sguardo un po' impietoso la nostra società, e cosa dice sostanzialmente? Le società del mondo occidentale, tra cui mettiamo l'Italia, non hanno più un pavimento, e io parlo di appoggiare i piedi, e quindi non hanno più un pavimento, sono, mi dice, delle società liquide. Sapete cosa vuol dire società liquida? Ne so poco di liquidi, ma so che continua a cambiare forma, perché prende forma del contenitore in cui lo metti, e soprattutto è sfuggevole. Perché? Perché parliamo di pavimento liquido? Dentro cui, tra tutte le figure professionali infermieristiche, è quella che addirittura, come dire, il liquido è ancora meno viscoso, più subdolo, è certamente quella del coordinatore. Per le parole che vedete su questa slide, perché il mondo è più complesso, perché il mondo è in continuo cambiamento, e soprattutto perché i paradigmi, cioè vuol dire i punti di riferimento dentro i quali siamo cresciuti anche come coordinatori, non stanno più. Il mondo è sempre più complesso, non vuol dire difficile. Complesso, colleghi, non vuol dire difficile, vuol dire interrelato, vuol dire integrato. E la complessità non sempre deve essere scorporata, perché a volte scorporando si perdono dei pezzi e l'integrato diventa disintegrato. Il mondo è sempre più complesso, vuol dire che esistono tante variabili in più, anche per un coordinatore, a quella economica, a quella degli effetti sociali della sua attività, che 20 anni fa non aveva, e che richiede le competenze, quindi da profondo. È una società in continuo cambiamento. Voi sapete che oggi nel nostro mondo le generazioni vengono definite a 5 anni. Cioè, chi si occupa sostanzialmente, quando uno dei grandi epistemologi utilizzati dall'assistenza infermieristica molto frequentemente al congresso peraltro della Federazione Nazionale, mi ha colpito che l'epistemologo, ho avuto l'occasione insomma di partecipare alla tavola rotonda di apertura, lo usasse ancora, perché è Thomas Kuhn, definì la generazione dei padri e dei figli, cioè le generazioni sono quelle dei padri e dei figli. Oggi le generazioni sono stimate a 5 anni, cosa vuol dire? Vuol dire che nel giro dei 5 anni la modalità prevalente, cioè i 4 punti fermi che uno ha nella vita, sono diversi da quelli dei 50 anni. Questo vale per gli infermieri che lavorano nei nostri servizi, vale per i nostri pazienti e vale per noi. E vale per il concetto, la concezione di welfare. E i paradigmi fondamentali
non stanno più in piedi. Quali sono? Due, spazio e tempo. Siccome qui devo parlare dell'identità del coordinatore, mi soffermerò sullo spazio. Se è vero che l'ospedale è la cifra che ha definito storicamente il coordinatore, il coordinatore oggi in quel concetto di ospedale non si trova più, perché quel concetto ospedale non c'è più. L'ospedale, colleghi, l'ospedale prima di essere un luogo fisico è un'idea, è una concezione, giusto? Quindi come abbiamo gli ospedali a crociera, e purtroppo in Italia ce ne sono ancora alcuni attivi, ho visto che hanno ancora messo i box, ma il concetto è quello della crociera, sono affascinanti dal punto di vista storico, pensi in termini di qualità di vita un po' meno. Così come abbiamo avuto l'ospedale a Padiglione, che era l'idea della suddivisione, soprattutto col padiglione di malattie infettive, che bisognava consumare le scarpe per andare a raggiungerlo, vedo che è sempre più lontano. Poi abbiamo avuto i monoblocchi, oggi per esempio, vi faccio un esempio, l'ospedale Padiglione era sempre la piazza al centro, perché il mondo della fine dell'Ottocento e del Novecento è il mondo delle piazze. Gli ospedali di oggi cosa hanno al centro? Il centro commerciale. È vero? L'avete visto ospedali costruiti recentemente? Hanno al loro cuore un centro commerciale, perché l'ospedale è sempre lo specchio di una società. Allora, però, l'idea dell'ospedale in cui io, che mi sono diventato infermiere, me l'hanno fatto scrivere prima nell'84, sono cresciuto con l'idea che l'ospedale doveva occuparsi dell'acuto, che c'era un prima, c'era un dopo, che poi c'era il territorio, che c'erano i servizi. Sono cresciuto nell'idea, colleghi, che c'è un tempo per ammalarsi, un tempo per in cui star bene, un tempo in cui ammalarsi, un tempo in cui recuperare e tornare alla mia vita, quella che la medicina chiamava, la medicina è la disciplina più in crisi dal punto di vista epistemologico, chiamava restituzione. Siamo cresciuti così. E magari facciamo ancora la nostra attività così, ma non c'è più questo mondo. Non c'è più, colleghi, l'84% delle SDO, quindi di persone che hanno frequente le nostre ospedali, sono malattie ad andamento cronico degenerativo. E abbiamo la cronicità nelle rianimazioni. Le pediatrie raggiungono il 90% di SDO legate a malattie croniche. Per fortuna, siamo chiari. Che vuol dire che il territorio, per esempio in questo caso, risponde ad alcuni bisogni a cui rispondeva l'ospedale. Ma c'è, colleghi, certamente uno scollamento tra il contenitore e il vivere dell'uomo. Non siamo più semplicemente l'esame dei malati, soprattutto nell'Italia, che siamo il paese del più vecchio al mondo. Semplicemente viviamo. Perché sottolineo questo aspetto? Lo dico col cuore, caro collega. Perché se io i miei piedi li metto sul concetto di ospedale, quando cambia il concetto di ospedale vado in crisi e non mi ci ritrovo più. Una delle cose che veramente non capisco, cara Presidente, perché gli infermieri, i medici non sono mai in piazza a difendere gli ospedali che chiudono, ma siccome in Italia non ne chiude nessuno e devono essere riconvertiti, in questa riconversione degli ospedali gli infermieri hanno un ruolo enorme, eppure a difendere l'ospedale ci sono loro, che non si chiami chirurgia, spero, che si chiami riabilitazione, che è quello di cui ho bisogno oggi. Non vedo mai il chirurgo a difendere gli ospedali, capite il messaggio? Se io, la mia identità, io trovo che l'identità di coordinatore oggi sia particolarmente in crisi perché è cambiato il concetto di ospedale. Possiamo, quanti progetti ci sono sulle dimissioni protette? Non so di più. Ma i muri, prima di essere.
essere al di fuori di noi, sono dentro di noi. Se io non penso che una persona possa avere una vita al di fuori del mio realtà, se io penso che tutte le donne mastettomizzate debbano avere problemi psicologici perché questi erano i piani di assistenza standard, vuol dire che sono fuori tempo, è un problema di sincronia. Mettere i piedi su ciò che rimane, non su ciò che cambia. E che cosa rimane? Vedete, i contenitori continueranno a cambiare. Ormai abbiamo ampie zone dell'ospedale che non hanno più bisogno di infermieri. Abbiamo ampiamente bisogno di infermieri e coordinatori che devono andare lì semplicemente perché c'è la sinistra a posto, quello che lo sa, non le porte. Ma quando dicono non ha più bisogno vuol dire che non ci sono processi che richiedano una competenza infermieristica. Io ad esempio nell'istituzione che mi occupo, che lavora molto in ambito turistico, ci sono una prestazione molto sofisticata in ambito turistico, quindi siamo gli strumentisti infermieri. Se io appoggio l'identità, i miei piedi, su quello che sta cambiando e vi cito questi esempi perché voi possiate cercare in letteratura rifletterci, cioè il concetto di ospedale, il concetto di operativo, il concetto di dipartimento, no? Per superare i muri abbiamo costruito altri muri più grandi ed è così in sanità oggi. Se lei deve convocare una riunione dei Tony, tre pagine di indirizzi e due righe per scrivere che è convocata la riunione, è pazzesco, è questa, vero? Perché continuiamo a costruire barriere per superare le barriere invece di prendere in mano l'unico contenitore che nel XXI secolo ha dignità di essere, è solo uno, chiamato in modo diverso anche nelle diverse piani sanitari regionali, che è il PDTA, il processo diagnostico terapeutico assistenziale, cioè la persona, è lui l'unico contenitore. Qual è la mia identità? Dove appoggio la mia identità? E io, cari coordinatori, non posso dire che se non si appoggia sul fatto che siamo prima infermieri non si ha futuro. Che cioè la natura dei percorsi che affrontiamo non ci può dare il laureato di economia, esperto di me. Perché abbiamo bisogno, come è stata costruita negli anni, grazie al coordinamento, grazie alle scuole universitarie, grazie a tutte le giuridiche, l'idea, ma siccome vedo un po' di crisi su questo concetto nelle diverse impostazioni delle regioni dell'ultimo periodo, cioè che è uguale se ci va l'assistente sociale o ci va l'infermiere, ecco, no? Ma che la natura di quel processo richiede che l'organizzazione abbia una competenza tecnica. È sull'assistenza infermieristica che come coordinatori dobbiamo mettere i piedi, direi sulla disciplina infermieristica, cioè sulla scienza e la coscienza. Con tutti i lavori, perché vi ricordo, questo è sancito dalla letteratura almeno di 30 anni, che l'organizzazione è una delle branche fondamentali della riflessione. Questo lo dico perché vedete, in una società come la nostra, è impensabile che esista, è impensabile, giro la frase per dirla meglio, è impensabile pensare alla nostra società come una società senza contenitori, cioè senza organizzazione. La definizione più semplice di organizzazione è un'impalcatura. Noi siamo, i nostri figli di 3-4 anni sono, hanno un'organizzazione nella loro vita. No? C'hanno la gente, quasi 4 anni hanno bisogno di una
un'esibizione del tempo molto, e tra un po' di un altro posto. Cioè che quando io vado in vacanza oggi è un po' superato nel nostro sistema il provo ad andare là. Provo ad andare là e vedo se mi sono trovato bene intorno, quello che una volta si chiamava il metodo per tentative di errore, che era lo storico, no? Vado in agenzia o meglio, vado in internet, metto, mi faccio la mia ricerca, mi formulo un obiettivo, vero o no? Vado e poi dico mi sono trovato bene o male addirittura e mettere in piedi quel questionario di soddisfazione. E non è un processo scientifico questo. La nostra società ormai è fatta di contenuto, ma c'è modo e modo di essere all'interno del contenuto. C'è modo e modo di essere contenitore e mi rendo conto della fatica nel dire questa cosa qui, perché dicevo che il coordinatore, quando dicevo che è il mestiere più difficile, è perché è il collo della clessidra tra tutte le istanze che vengono dal basso, che sono i colleghi, che sono le altre professioni, che sono i malati e i loro familiari, e tutte queste istanze che vengono dall'alto, dove sembra che una progettualità perde il suo significato. Ma bisogna partire da lì, e io credo su questo che ci sia una responsabilità personale, una responsabilità di ciascuno di noi, personale. Perché alla fine del XXI secolo, che sembra la caduta di tutte le ideologie, è veramente... Le due cose che stanno in piedi sono la mia responsabilità e la quotidianità. No, scadono tutte le due. Vi posso fare un esempio così en passant, non voglio offendere nessuno su questa cosa che io mi scuserò. Ma l'esempio di questo Papa, che piace a tutti, piace più ai non cattolici e ai cattolici, questo è singolare. Ma che cosa piace di questo Papa? Quello che dice, sì, ma guardate, io lo leggo così, un uomo che viene veramente da lontano e che è fuori dai meccanismi di organizzazione e dipartimenti e protocolli e unità complesse, eccetera, eccetera, ma che arriva in un posto in cui dice, di quello prima dichiara lui di aver lasciato perché non riusciva a disincastrare i pezzi, quindi non voglio che nessuno che rischia di essere un po' blasfemo nella mia osservazione, ma capite l'esempio. Lui dice, ma io cosa faccio? Mi metto a ripanare la materia nella, lo leggiamo sui giornali tutti i giorni, negli intrecci, nella curia, nei segreti, eccetera. No, dice, io vivo la mia vita, non vado a abitare lì, faccio così, faccio così, faccio così. Cioè la cosa che mi colpisce di più di questo fatto, che scrive anche Marino, mi sembra, rispetto al suo predecessore, ha grandi competenze, e che si assume tutta la responsabilità personale dicendo il cambiamento cambia da me. Io non mi professo più Papa della Chiesa Cattolica, mi professo Vescovo di Roma, che è un passaggio teologico epocale. Parlo in italiano per questo, eccetera, eccetera, già comincio da me. E questo cominciare da lui mi sembra stia cambiando sotto gli occhi di tutti più le cose, per quanto possibile, che provare a sedersi al tavolino e disaggregare la materia. Allora, l'ultimo messaggio che io voglio lasciarvi è che io credo davvero che da quell'ospedale rinascimentale del 500 i coordinatori abbiano fatto tanta strada, che siano veramente l'asse portante di tutta la sanità. E credo veramente, l'ho detto spesso, lo dico spesso soprattutto ai non infermieri, che l'assistenza infermieristica è la disciplina sanitaria del XXI secolo. Perché è quella più in linea alle esigenze della persona, non per amore di corpo. I primi però che ci devono credere sono gli infermieri e i coordinatori, in particolar modo sono i sergenti maggiori di allerta. Che cosa vuol dire per me? Indica quando il dito indica la luna, guardare la
il coordinatore che è tanto impiegato in tante metodologie organizzative e metodologie legate alla qualità, legate, sono tutte fondamentali, quindi io come paziente ho il diritto di avere la migliore evidenza scientifica anche organizzativa. Io però sono in quell'unità operativa, non per questo come infermiere, ma per creare le condizioni perché gli infermieri possano fare gli infermieri. Meglio possibile, non viviamo nel paese ideale. Che io traduco così, misurare tutto il misurabile per apparirsi al non misurabile. Cioè, che pur applicando l'evidenza della qualità migliore, perfetta e così via, il modo in cui la applico può apparire scenari di salvezza oppure no. Vi ringrazio molto. Allora, come ha detto il professore in apertura, l'abbiamo strappato a mille impegni e lui si è scusato perché deve andare via, però noi tutti averlo oggi ci andava benissimo così, perché io credo, e do voi la parola, un intervento come questo veramente fa bene all'anima, fa bene all'anima e probabilmente farà bene anche al nostro percorso, perché ci aiuta capire la complessità delle cose, perché il rischio vero soprattutto oggi è quello di decidere in superficie senza pensare, fare le scelte e correre. Invece noi abbiamo bisogno di queste cose, di fermarci, di capire da dove veniamo e di comprendere o perlomeno di prendere consapevolezza con la complessità della materia con la quale ci stiamo confrontando. E veramente credo fosse fantastico come ha chiuso, incominciare anche a prendere consapevolezza della responsabilità personale che abbiamo per come vanno le cose. Non succede solo quello che succede fuori, come stiamo dentro le cose lo decidiamo noi, e quindi questo richiamo veramente grazie. Io direi però, se qualcuno ha qualcosa, un approfondimento da chiedere al professore, ne approfittiamo di questo poco tempo che ci può dedicare, e quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa è il momento adesso, prego. Io volevo ringraziare personalmente il professore perché mi ha riportato ai miei anni passati. L'unica, può essere sicuramente un'aggiunta, ma nella storia degli ospedali di Bologna, il famoso testo Sette secoli di storia a Bologna, che lei conoscerà meglio di me sicuramente, nonché il quattro secoli di storia del Sant'Orsola, che io ho avuto il piacere di poter esaminare a fondo nell'archivio storico dell'Artiginaggio di Bologna, si parla di guardiano solo per i maschi e guardiana solo per le donne. Non solo, l'uno e l'altro dovevano osservare, rendersi conto della selezione delle persone che vengono ad assistere i malati, che dovevano essere, come lei dice, di buona moralità, eccetera, eccetera. È interessante anche vedere come ai maschi era concesso un bicchiere di vino al giorno, e adesso questi qui i giovani sicuramente sorridono. Però invito ad andare a vedere l'archiginato, bisogna sfogliare questi libroni enormi con i guanti per ovvi motivi, però sono estremamente interessanti. Quindi la biblioteca dell'ospedale maggiore e la biblioteca del Sant'Orsola hanno questi due volumi che in sintesi ripercorrono questi percorsi estremamente importanti.
perché oggi siamo, perché siamo stati, naturalmente. E soprattutto come era veramente speciale per richiamarci in continuazione a questo concetto di scienza e coscienza. Perché il sapere però noi dobbiamo introitare, no? Che ci insegna, perché poi esprimiamo con la nostra coscienza, esprimiamo il fare, l'essere e il fare, no? Questi concetti che abbiamo imparato ma sui quali forse ancora poco riflettiamo. Grazie comunque del suo intervento, è sempre magnifico, grazie. Vorrei un parere, eventualmente un consiglio, se arrivasse, di cui sarei molto molto contenta. E io oggi vivo questa situazione probabilmente come vivono tanti miei colleghi, parlo sia da professionista infermiere ma che coordinatore. Noi ci troviamo sempre più spesso a lavorare rispondendo dei mandati aziendali, che ovviamente comprende benissimo. Molto spesso si entra in conflitto con quello che è il mandato deontologico professionale, perché non sempre si risponde, cioè professionalmente vorrei fare tanto, vorrei fare di più, ma non ce la faccio perché c'è altro, o comunque qualcuno qualcosa mi chiede di occuparmi d'altro. Come conciliare questo conflitto che attanaglia la professione oggi? Perché mi rifaccio un po' le sue parole appena citate, di non dimenticarci la clinica, perché noi da lì veniamo, quindi il nostro primo obiettivo è quello di soddisfare le esigenze del paziente. Ecco, questo io lo trovo un disagio molto forte nella professione. Grazie. Io ricordo bene, guardate che questi, vabbè, evidentemente la storia, ne abbiamo entrambi passione, ma i latini dicevano storia magistra mundi, e molte delle cose che capitano oggi, vi cito ricovero, ma che senso ha dire ancora oggi uno si ricovera in ospedale? Questa parola ha attraversato i secoli. Perché ricoverare è legato a quel concetto di hospitalitas, non curare. Quindi la storia ha sopravvivenze, perché vedete, soprattutto la nostra professione, che è una storia culturale, la cultura non conosce le date, non conosce la cronologia, segue vie sue. Eppure in quei regolamenti citava ad esempio il fatto che gli operatori fossero pagati col cibo e si vedeva una classificazione. Più sei, come dire, importante, più cibo ricevi, con le eccezioni anche del vino, che tutti sappiamo in quel periodo lì era considerato prevalentemente medicamento, insomma, tutti i decotti e del... Trovo molto interessante questo binomio scienza e coscienza, sul quale vi invito continuamente, primo, però questa deve essere letta come una frazione algebrica. Cioè di scienza e coscienza la cosa più importante è quella E, che è come se fosse la barriera della frazione. Ricordate la frazione, ha un numeratore e un denominatore, ma sono interdipendenti, non può esistere l'una senza esistere l'altra. Quando per me oggi non esiste, oggi più che mai, dove esiste tutto questo problema dell'etica di confine, delle persone anziane, del fatto che tante volte ci poniamo la domanda se quella vita ha un significato, non è più possibile distinguere scienza e coscienza, perché non c'è atto assistenziale e non c'è atto di organizzazione infermieristica, è atto, è come dire, la porzione più piccola che non abbia in sé risvolti di scienza e coscienza. Perché questo ci ha insegnato la filosofia del Novecento, eh? Questo ci ha insegnato, e cioè che la coscienza da sola non serve,
Non servono belle parole, non servono. Questo mi sta molto a cuore, no? Perché servono, vedete, lo dico sempre agli studenti, servono per le tesi, poi alla fine della tesi, qualsiasi sia l'argomento, sia stato l'argomento della vostra tesi. Mettete personalizzazione senza femministica, umanizzazione dell'assistenza, centralità dell'uomo in ospedale, va sempre bene, per tutti. È una coperta per ogni stagione. Sono, Kant diceva, sono tautologie, cioè non dicono niente di nuovo sul mondo. Ma dall'altra parte, la sola evidenza sul quale il mondo mi pare spinto per certi versi alcuni ambiti professionali, sapete qual è il massimo esempio del Novecento dell'evidenza scientifica? Cioè la procedura eseguita tante milioni di volte che ha dato il risultato perfetto, è il campo di sterminio, che è il top dell'evidenza scientifica, è il top della metodologia, metodologia deriva da metodo, metahodos, via da seguire. Guai a scindere scienza da scienza. Ogni volta che noi facciamo i turni, cioè li lavoriamo, tanto quanto tocchiamo un malato per una prestazione assistenziale, noi stiamo giocando tutta la nostra scienza e coscienza, che vanno tenute unite. Un secondo aspetto invece, si diceva, non c'è dubbio che il sistema sanitario e le aziende, perché sembra, su questo ci sono diverse correnti di pensiero anche all'interno della professione, che tutto si debba giocare nelle aziende. Vero? E che ogni azienda, attraverso i propri piani aziendali e così via, possa definire le funzioni di coordinamento, tanto quelle di dirigenza, eccetera, eccetera. Io non la penso così. Penso che le regioni non sono neanche un fattore del titolo quinto, penso che servano indicazioni chiare, che tengano fede a alcuni paletti delle professioni. Poi è chiaro che gli ambienti sono diversi. Noto però che troppe poche proposte arrivano ai direttori generali. Troppe poche proposte arrivano ai direttori generali. E lo dico volentieri ai coordinatori, perché il coordinatore è un unicum. No, nel senso che è uno che lavora da solo, che ha i suoi spazi, che ha la porta di ingresso, insomma, mi ha detto che è il padrone di casa, e quindi poco lavoro con i suoi colleghi coordinatori. Però io dico, non è una soluzione, ma mi colpisce questa cosa qui, è che vanno fatte proposte alla direzione. Ma quali proposte? Si parte dal malato. Si parte dal malato. Cioè delle proposte di configurazioni organizzative diverse, modalità diverse di organizzazione, dove ci sono anche i, quelli che lei chiama, non possibus. Questo noi non lo possiamo fare perché va contro il mio mandato professionale, va contro la mia espressione del codice ontologico.